Come al solito siamo al termine della partita di Villa Santa, che è appena terminata con la vittoria dei padroni di casa contro gli ospiti di Ebro. Come di consueto, come i due allenatori, comincio con il coach ospite, naturalmente. Cosa dire? Adesso chi non ha visto la partita non può immaginare quello che sia successo. Diciamo che nell'arco normale dell'incontro sembrava, soprattutto devo dire terzo quarto, sembrava che i tuoi l'avessero un pochino data su, più 20 termine terzo quarto. Io ho avuto la netta sensazione che i tuoi ragazzi stessero giocando per non perdere il vantaggio dello scontro diretto. Ma devo dire che con Villa Santa non si sa mai, e per rendere un po' più interessante la partita siamo arrivati con voi, con il tiro libero per vincerla e più uno per Villa Santa supplementare. Scusa se ho fatto il riassunto della partita, però effettivamente è stata dura, sì, per tutti, anche per voi. Innanzitutto sì, abbiamo rimesso in piedi, però sicuramente Villa Santa ha giocato meglio. Perché poi alla fine fai un quarto super, va bene, ok, però devi dare una provata alla partita, sono andati sotto 20 e anche oltre, giocando male, difendendo male, molto remissivi, soprattutto in difesa, perché ovviamente tutti ci guardiamo un po' le partite, guardiamo le statistiche. Villa Santa viene da uno storico progresso di 63 punti di media partita, stasera 45 il primo tempo, per cui vuol dire che qualcosa per noi non ha funzionato, ma sicuramente invece voi ho giocato molto bene, nel senso tiri aperti, sempre canestro. È vero, il terzo quarto siamo stati lì a provare a rimettere in piedi la differenza canestri, poi è chiaro che quando giochi ma addirittura ti dico quarto quarto, secondo me, perché la sensazione era quella, l'obiettivo, scendiamo di sotto del meno 14. Beh sì, sotto di 20 chiaramente c'è, cioè, di limitare i danni, no? Anche per non fare figuracce, sì, già oltre quella che stavamo facendo. Poi è chiaro che mentre giochi, la palestra è bella per questo, succede di tutto, di conseguenza di colpo ti svegli, di colpo l'altra squadra non fa canestro e rimetti in piedi una partita assolutamente da impensabile come appunto prima. Poi è chiaro che quando arrivi lì e capisci che se assottigli il vantaggio provi a vincere, infatti qualcosa meglio in difesa, perché poi quando sei in attacco comunque trovi anche delle risorse difensive. La nostra squadra purtroppo è così, è una squadra che se fa fatica in attacco poi in difesa invece fa ancora fatica, invece segni in attacco, certo. Per cui siamo arrivati con il tiro libero per vincere, è andata così. Poi per chi non ha visto la partita, ultimo secondo, secondo me all'interno sicuramente del tempo, e fallo su tiro da 3. Tiro da 3, meno 2. Primi 2 segnati. E poi il terzo, che normalmente quando si è più di magari è il terzo, non è tranquillo, invece è il contrario. Per cui poi, ripeto, il supplementare è stato abbastanza altalenante, con anche un tiro del più 2 finale, abbastanza rocambolesco, eccetera. Però io sono sempre molto obiettivo. Quando la partita è durata non 40 minuti, 40 più supplementare, a mio avviso la squadra che ha mettato di più comunque è stata Villa Santa. Noi l'abbiamo rimessa in piedi, però abbiamo dormito, per cui ci abbiamo provato, avevamo la possibilità di vincerla, ma cioè, se la mentalità è questa, faremo fatica tutte le prossime partite, per cui onore ai vincitori. Grazie coach, molto gentile, onore ai vincitori. Io onestamente passiamo a... Non verrò bene il video oggi. No, non credo, ma anche perché sì, ok, vinta la partita alla fine, ed era una partita anche importante naturalmente, per cercare di dare un pochino di continuità, perché questa squadra quest'anno proprio la continuità non riesce ad averla, ma si è vissuto non tanto i primi 35 minuti, anzi addirittura 30 minuti, io direi di dominio, ma non tanto i 35 minuti, ma gli ultimi 5 minuti vicini allo psicodramma veramente collettivo. Cosa che purtroppo devo dire in quest'anno non capita sempre, perché non è vero, però capita spesso. Capita spesso, mi piacerebbe
trovare un facile, diciamo, colpevole nella nostra giovane età e nel fatto che comunque avevamo un po' le rotazioni ridotte con Mungio, cioè per quelli che c'erano, quelli che non c'erano non li consideriamo, anche perché anche a loro mancava gente. Quelli che c'erano un po' limitati da falli fisicamente, secondo me, come tutti i nostri problemi e le nostre difficoltà, il 99% di testa, perché la squadra per l'ennesima volta, perché io non mi sbilancio sul 100% delle partite, ma siamo parecchio vicini, in tutte le partite abbiamo avuto sprazzi di, oggi direi di dominio, ma anche altre volte, ho in mente Posal, ho in mente Gorgonzola, ho in mente altre partite dove poi alla fine abbiamo perso e purtroppo la continuità non ci manca solo all'interno del campionato, ma anche all'interno delle partite stesse, perché cioè sono d'accordo su quello che dice il coach, che per tre quarti abbiamo meritato di stare avanti anche di tanto, perché secondo me abbiamo giocato davvero bene, abbiamo giocato contro le loro caratteristiche, abbiamo cercato di togliergli alcune cose che all'andata ci avevano fatto male, soprattutto sulle loro individualità. Direi che i ragazzi hanno appieno fatto quello che dovevamo fare. In attacco abbiamo mosso la palla, abbiamo attaccato e abbiamo preso dei buoni tiri, e infatti li abbiamo messi, poi si è spenta completamente la luce, ma purtroppo dici sei avanti di 20, smetti di segnare, cacchio si può dire, meglio che dico solo cacchio, torni in difesa, li fai giocare 24 secondi, quasi non c'è neanche il tempo materiale per... E invece noi abbiamo preso, credo, con anche uno o due time out intermezzi, credo 7-8 contropiedi consecutivi, con canestro e fallo, antisportivi, di tutto è successo. Guarda, mi piacerebbe dire che sono stupito, invece sorpreso, invece sono cose che abbiamo già purtroppo rivisto. La differenza è che alla fine l'abbiamo portata a casa, perché il supplementare ci è girata, diciamo che ci è girata bene. Sono mezzo d'accordo sul fatto che nel complesso, probabilmente se contiamo la quantità di minuti dove abbiamo giocato meglio noi, sono di più. Però la loro reazione è stata molto importante e noi siamo scomparsi. Poi alla fine un paio di canestri di Parma e Capelli ci hanno fatto vincere, però una sofferenza che avrei preferito evitare, anche perché, come dici te, ci serve continuità e riuscire a portare a termine una partita giocata bene contro una squadra che comunque è più esperta di noi, è fisica, è vero, gli mancava Nolli, però hanno pescato magari qualche giocatore che oggi ha fatto una eccellente partita e oggi poteva darci non solo i due punti, ma anche un po' più di serenità. Invece purtroppo solo i due punti. Invece la serenità sicuramente non molto, perché ci sarà, come è normale che sia, sì la vittoria, due punti preziosissimi, ma sicuramente da analizzare. Sì, infatti spero che questo tracollo non ci demoralizzi, ma ci serva per fare ancora meglio, per provare a... Allora guarda, se non dormi stanotte, bicchiere mezzo pieno, devo dire, alcuni dei giovani... Sicuramente. Io dico sicuramente, non solo in questa partita, sicuramente Capelli, sì. Gianella, che ha mostrato carattere. Gianella assolutamente ha fatto una partita, sono ragazzi del 2000. No, Gianella ha fatto una partita eccellente. Se non avessi sbagliato da solo da sotto largo il canestro, avrebbe fatto una... Cioè lui comunque con il lavoro sta dimostrando che pian pianino è attaccato a Villa Santa, ha voglia di giocare. Oggi purtroppo Torchio durante il riscaldamento ha risentito un dolore al ginocchio e ha voluto provare, ma non era in grado di giocare. Però oggi Pandolfi, che anche quello del 2000, hanno tenuto bene, sono stati bravi. Noi abbiamo fatto questa scelta all'inizio dell'anno, io volevo prendere il 75, abbiamo fatto questa scelta di puntare sui giovani e oggettivamente nelle ultime due partite, infatti tutti, perché con Garbagnate tutti, oggi per lunghi tratti abbiamo fatto una buona partita, però comunque, come stavi dicendo, seguendo il tuo discorso, i nostri giovani stanno crescendo. Poi
secondo me in alcuni momenti probabilmente i senior dovrebbero dare una mano in più, invece secondo me oggi in qualche momento sembravano più loro i giovani dei nostri under, però teniamo il risultato. Intanto teniamo buoni due punti, prendiamo che servono. Grazie Ruggero, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima intervista. Ciao. Mamma mia, che